potremmo essere centrati, perché lui aveva settato tutto e io adesso ho rispostato la GoPro. Dovrebbe esserci, dai. Bentornati. Allora, video tag, l'avete letto dal titolo, è inutile che facciamo i preamboli e le premesse. È un video tag che io ho visto sul canale di Ilenia e che ho visto anche Valeria ha ripreso settimana Stanno facendo in scorsa. tanti, ho visto, sì. Quindi ci piaceva ed è sulle abitudini da lettore non legate alla lettura ma all'acquisto. E quindi ci sembrava interessante, anche perché tendenzialmente abbiamo due politiche abbastanza diverse per quel che riguarda Sì, l'acquisto, sì. quindi dovrebbe venire interessante. 13 domande, andiamo, leggo. Allora, la prima domanda è: dove compri generalmente i libri? Dove compri generalmente i libri? Due strade, o su Amazon, perché su internet tendenzialmente compro quasi esclusivamente su Amazon avendo l'abbonamento Prime, oppure in libreria fisica, però tendenzialmente compro da Feltrinelli o comunque le catene che hanno un 15% sulle novità, per un motivo prettamente economico. Allora, io tendenzialmente, diciamo negli ultimi 5-6 anni, acquisto molto online, sia per una questione di scontistica che di comodità, nel senso che magari mi capita di andare in giro e di vedere qualche titolo, però poi non lo compro subito, mi segno il titolo e poi quando è il momento, quando ho un po' di disponibilità, quando ho esaurito un po' di libri da leggere, allora poi lo compro su Amazon. Anch'io ho l'abbonamento Prime, o meglio ce l'ha Mister Marito e sfrutto il suo. Ed è una incredibile Sì, comodità, anche assolutamente. perché per chi come me legge anche in lingua, la disponibilità che ti dà Amazon di comprare anche i libri in lingua è comoda, nonostante le librerie adesso Sì, siano no, abbastanza fornite, io mi abbastanza. trovo molto meglio ancora su Amazon. In internet comunque compro solo su Amazon. Fisico compro sempre meno, allora o compro perché sono in giro, allora capito in libreria e faccio il classico acquisto casuale e lì non ho Uno ogni preferenze. tanto. Uno ogni tanto, magari Un sono in titolo specifico, viaggio, se probabilmente. sono fuori per turismo, siamo in giro da qualche parte, entro in libreria e lo compro, e lì allora non ho preferenze, non vado di preferenza da una all'altra. Qua a Verona tendenzialmente vado in Feltrinelli perché è la più comoda che abbiamo qua in È centro, anche una delle ma più grosse, mi cioè. capita anche di andare da Mondadori perché Sì. ha un bel reparto per bambini, quindi magari entro per guardare qualcosa per Gregorio e poi mi fermo lì. Altrimenti il posto dove compro fisico è Libraccio. Per esempio, io da Libraccio compro in negozio, non ho mai ordinato online perché così li vedo. Questo è il motivo. Domanda 2. Hai mai Ah, preordinato ok, no, sono cieca, no, online? sono vecchia, il computer è distante. Generalmente, hai mai preordinato dei libri? E se sì, lo fai in negozio o online? Io sono la peggiore, cioè io nonostante sia iscritta a milioni di newsletter, nonostante guardi tutte, cioè cerchi di rimanere aggiornata sulle news, tendenzialmente io scopro che i libri che mi interessano sono usciti quando sono usciti o quando sono a ridosso dell'uscita. Comunque io non li ho mai preordinati, non mi Ma capita mai. il discorso è difficile perché l'editoria italiana tendenzialmente non rilascia la data di uscita con un Grande anticipo margine, molto elevato, è vero. quindi lo sai al massimo un mese prima, più o meno. E comunque pochi È sono quegli difficile che autori vadano che sold vanno a out. ruba in pochi. Io ho preordinato in libreria fisica esclusivamente delle graphic Ah, è novel. vero. Però solo perché c'era Le la variant. variant limitata come Ok. copie e quindi nella Feltrinelli, esclusiva per la Feltrinelli, quindi arrivavano solo due o tre edizioni speciali, e allora l'ho preordinata una settimana prima, così me la tenevano. Però sì, solo per quel motivo, se no un libro normale aspetto, lo Quando compro esce lo quando vado a esce, sì, comprare. senza fretta. Ok, in media più o meno, quanti libri compri in un mese? Allora, per me è una risposta impossibile, nel senso che cambia da mese a mese. Faccio dei periodi in cui sono molto ligia e in cui no, devo finire quelli che ho, poi magari le case editrici mi mandano qualcosa, allora do la precedenza a quelli. Ma se dovessi fare una media sull'anno, io penso uno o due libri al mese, non di più, su tutto l'arco dell'anno. Nell'ultimo, sto sempre parlando. Sì, Le mie abitudini sono molto cambiate da quando esatto, sono andata a vivere da sola. no. Praticamente tutte comunque queste domande Sono sono, molto sì, cambiate, cioè, sì. Anche perché se avete visto ci ho parlato adesso. il video con i libri che ho in libreria ancora da Sì, leggere, no.
è facile intuire che una volta avessi delle abitudini molto diverse per quel che riguarda l'acquisto, ma negli ultimi anni sto, non è più attenta, però sono molto più direzionata su quello che acquisto, quindi diciamo una media di uno o due libri al mese circa. Poi ci sono i periodi in cui invece, tipo Natale, quando ci sono gli sconti, gift card, allora magari ne approfitto. Ma la domanda di quanti libri compri al mese dipende sempre da quanti libri uno legge al mese, Questo è secondo vero. me. Cioè, secondo me uno comprare 20 libri in un mese, leggerne 5 non ha grosso senso. Io ultimamente, quindi nell'ultimo anno, più o meno sto comprando 5-6 libri al mese. Legge. Che però li leggo tutti quelli che leggo. Lui ha l'abitudine, la tua abitudine mi piace molto, cioè lo invidio molto da questo punto di vista, nel senso che lui va, compra il libro che vuole leggere in quel momento e lo Lo leggo, legge sì. Poi tendenzialmente. ne ho Quindi, lì qualcuno da leggere che ogni tanto. chiaro, però di base l'abitudine è vado perché voglio quel libro lì e comincio Sì. subito a leggerlo, che è una cosa che gli invidio molto, perché invece ho accumulato talmente Però tanto che. poi magari ho proprio il vizio di leggere quello che ho appena comprato, quindi se non ho ancora finito il libro che sto leggendo, a Rimane lì. volte leggo prima quello che ho appena comprato e poi finisco quell'altro. Però, perché non ho problemi a leggere più libri contemporaneamente, non mi dà fastidio, Cosa che però. invece non riesco a Quindi fare. più o meno sì, sono 5-6 al mese. Oh, la domanda 4 chiede se si utilizzi la biblioteca locale, la biblioteca cittadina. Allora, io ho due problemi con la biblioteca di Verona. L'ho usata molto in passato. E la uso tuttora ogni tanto, ma io ho problemi perché magari i libri che non voglio, cioè tendenzialmente prendo in biblioteca i libri di cui non sono convinta, cioè quelli che non mi fido a comprare subito. E ci sono due problemi: uno è l'aggiornamento del catalogo, nel senso che spesso sono nuove uscite che magari voglio Sì. andare a Non dare un'occhiata prima di comprarlo perché non sono ci sono convinta, ancora e in non sempre c'è già in biblioteca. biblioteca, giustamente, non possono essere così aggiornati. E la seconda cosa è la tempistica. Perché io, il nostro sistema bibliotecario è fantastico, quindi si può fare tutto online, cerchi il catalogo, te lo prenoti, loro ti avvisano quando, perché c'è il prestito interbibliotecario, quindi quando il libro arriva nella tua biblioteca di riferimento puoi andartelo a prendere, però hai soltanto 3 giorni per andarlo a prendere e poi lo devi restituire dopo un mese. Se sei in ritardo sulla restituzione ti bloccano per un mese. Ora, se avete intuito un attimino come sono io sono, cioè, nell'ultimo anno mi hanno già bloccata un paio di volte perché io poi lo finisco, me lo metto lì, però poi la biblioteca è in centro, ci devo andare, mi devo ricordare di prendere il libro, di riportare. Per me sarebbe più comodo prendere gli ebook perché abbiamo anche quella Sì. possibilità, c'è cioè il prestito dei PDF o degli pub, però io non riesco a leggere, a quel punto lì rinuncio. Fine di una storia triste. Io però ho una storia di legame con la biblioteca perché la mia prima tessera della biblioteca risale a quando avevo 6 anni e siamo andati in gita con la scuola e ci hanno portato, io ho sempre preso anche da bambini. Però lì c'era mia mamma che poi mi riportava i libri, Esatto, probabilmente. probabilmente funzionava così. No, io non ho mai preso in prestito libri da No. biblioteca, no, c'ho la tessera, ma non l'ho mai usata, no, non mi piace, non, preferisco averlo il Perché libro, tu hai il sì, culto dell'oggetto c'ho libero, sì, cioè c'ho vi ricordo che un po'. non si possono aprire i No, 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 dossier si possono aprire, basta non in rovinarli, non è, consultazione. questa è una Una leggenda leggenda. metropolitana, si possono aprire. La domanda 5 è. Ah, ok, che se vai in biblioteca quanti libri prendi in ogni volta? Io avevo preso l'abitudine di prenderne 3, cioè il massimo che ti davano, in modo che andavo una volta, poi li leggevo e poi li riportavo. Rinnovavo il prestito per un altro mese e quindi mi prendevo 2 mesi e poi li riportavo tutti insieme. Però non seguite la mia politica perché io sono la peggior cliente della biblioteca, cioè se mi trovano mi impiccano in Qual è la tua strada. Quindi, opinione sui libri della qual è biblioteca? l'opinione sui libri della biblioteca? L'abbiamo già espressa, cioè ti ho Sì, già no, detto quali sono i esatto. problemi fondamentali secondo Che me. non c'hai il libro. Ecco, per esempio, io invidio molto che non ho più l'accesso, quando ce l'avevo la usavo spesso, la biblioteca universitaria. Io usavo tantissimo il prestito in biblioteca universitaria perché la biblioteca di lettere e di lingue era super fornita anche di testi molto particolari in lingua o in traduzione o con testo al fronte. E io nei 5 anni di università quella biblioteca l'ho sfruttata tantissimo. Avevo anche il vantaggio che ero in università tutti i giorni, quindi era Sì, più no, facile vero. riportare il libro. Tipo, non era così. Poi avevo le amiche che facevano i tirocini in biblioteca che magari mi avvisavano quando mi stavano per scadere. Però quello mi manca, che non è aperto No, è agli solo per extra, è solo per gli studenti o gli immatricolati, sì. immatricolati, sì.
Cosa pensi dei libri di seconda mano? Ok, Usati, dei libri diciamo. usati, dei libri usati. Sì, Io sono pro secondo. libro usato, nel senso che mi capita di andarli a, di andarli a prendere, di cercarli, soprattutto se sono libri magari che è difficile trovare, che è Sì, difficile esatto. reperire. Forse sono più per i, com'è che si chiamano? I Esatto, quindi le rimanenze remanenti. di magazzino, le nuove quando vengono ristampati i libri, allora le vecchie Esatto. edizioni. Ma perché ho un problema io con l'usare il libro e quindi mi immagino che se gli altri leggono i libri come li leggo io, poi trovarli usati, io li distruggo i libri, cioè le faccio le orecchie, sottolineo, li sventro di lato, quindi mi rendo, cioè non sono la fornitrice giusta Esatto, per un sì. negozio di seconda mano, però mi è capitato, mi capita di andare da libraccio a prendere gli usati, anche se poi in realtà mi rendo sempre più conto che quelli che poi mi porto a casa non sono usati, ma sono remender, Quasi quasi sempre, sì, sempre. quasi sempre. O di persone che l'hanno comprato ma non l'hanno letto, cioè l'hanno tutto in casa e O poi magari hanno gente che l'ha letto deciso. come te e che quindi è Ma veramente poco usato, secondo me è più magari. probabile che uno l'ha comprato e poi si è pentito. Dovrei fare un giro nella mia scaffale, guardare anch'io No, i libri usati ogni tanto li compro anch'io, raramente però li compro anch'io, però secondo me l'usato ha un senso su. I libri fuori catalogo, i libri la cui edizione nuova non è c'ha la proprio. foto dell'attore dentro, Sì, perché capiamoci, parliamo esatto. di cose Oppure come i serie. nuovi Oscar Mondadori che hanno la Non copertina l'ho ancora tagliata, tagliata. ci posso Cioè, se pensare. c'è un motivo di questo tipo, io li compro. Se no, secondo me sono anche dannosi per il mercato Ah, editoriale. sì. Cioè, il mercato editoriale si basa sul vendere i libri nuovi. E quando sento che magari qualcuno compra 15, 16 libri al mese usati, questo è un danno grosso per il mercato editoriale, perché lui poteva comprare 5 libri nuovi e avrebbe fatto molto meglio il mercato editoriale. Poi si dice non si vendono libri, non è perché non si legge, ma probabilmente è perché non si comprano Quei i libri. pochi che leggono comprano, trovano vie escamotage per Cioè, ho capito che spendere piace avere la libreria piena, però meno. non vedo il senso di avere la libreria piena di libri non letti, o comunque. Andiamo avanti. Sì, esatto. Tieni i libri letti e quelli che hai da leggere sullo stesso Scaffale. scaffale. Allora, abbiamo fatto entrambi, abbiamo tutti e Bookshelf Tour, due i sì. Bookshelf Tour, quindi avete visto le nostre librerie, ve le lascio nella i qualora non le abbiate visti. Io no, ma per una questione, lo spiegavo lui l'altro giorno, di gestione della lettura mia, nel senso che io ho, tra l'altro, mentre i libri letti sono negli scaffali non a vista, perché io ho le ante, sono chiusi. Quelli da leggere sono o nello scaffale di vetro o nello scaffale aperto, perché quando finisco un libro io poi guardo e l'impatto è quello di vedere che opzioni ho a mia disposizione. Poi tengo separati quelli più recenti, cioè quelli quando compro un libro adesso che so che voglio leggere nel breve periodo o qualche editore mi manda qualcosa, quindi so che cerco di leggerlo in breve tempo, me lo metto in uno scaffale a parte lì molto comodo, dove poi metto quelli che leggo, mano a mano che li leggo per tenerli da una parte per il video dei libri mensili, in modo da avere proprio lì ben presente quali sono le opzioni. E poi perché se io avessi mescolato tutti i libri della lista dei libri da leggere a quelli già letti, in alcuni casi, non ve lo nascondo, non li avrei più trovati. Cioè, non avrei più saputo distinguerli a un certo punto, soprattutto un certo tipo di letteratura, quella che non ti lascia dei segni profondi. Mi sarebbe, cioè, sarebbero rimasti persi e non saprei neanche più che non li ho letti. No, neanch'io li metto allo stesso posto. I libri che sono in libreria, secondo me, cioè, vabbè, per me sono tutti letti e i libri che ho da leggere non ne ho neanche troppi, sono, boh, sul tavolino Sì, saranno una 15, decina. 16, sì. E quelli lì sono da leggere e sono da un'altra parte, anche perché non mi piacerebbe neanche avere i libri letti e non letti Ma vicini. perché poi l'idea è la tua, soprattutto è il non accumulare la roba. Cioè, No, comunque tu il infatti. ragionamento è sempre quello dell'acquisto, Sì. dell'accumulo. Quindi lui compra e legge, quindi tendenzialmente gli rimangono poi sul tavolino quelli che
Sì, poi comunque Voglio il leggere, ma non discorso leggo tuo è subito. giusto, se compro un libro e poi lo metto in libreria, magari me lo dimentico, volevo leggerlo, mi passa il Soprattutto, momento. soprattutto se uno ha l'abitudine a comprare, non dico spesso, ma con una certa Sì, regolarità. esatto. E quindi, non so, a me in un anno 15 libri entrano in libreria senza problemi. Ne leggo anche molti, questo è vero, però vuol dire che ogni volta mi sfili uno o due libri nella libreria e poi io li perdo, non sono capace, li invidio, ma io li perdo. Dov'è? Pensi di 9? leggere, sì, pensi di leggere tutti i libri Pensi di che hai da leggere tutti i leggere? libri che hai nello Devi ancora scaffaletto, che leggere, devi sì. ancora leggere? Allora, io spero, nel senso che chiaramente li ho comprati perché in quel momento rappresentavano una cosa che mi interessava. Il nuovo progetto, non te l'ho ancora detto, è fare un'analisi dei libri che ho nello scaffale, dei libri da leggere e guardare se effettivamente mi interessano ancora oppure no. Tendenzialmente, quando ho registrato il video Sì, dei libri da certo. leggere, Danno esatto, così. bene o male ho visto che per un motivo o per l'altro sono libri che prima o dopo mi interesserebbe comunque leggere. E quindi sì, tendenzialmente l'obiettivo è leggerli tutti, poi non parliamo di 500 libri, comunque, cioè stiamo parlando di cifre raggiungibili. Se io non comprassi niente quest'anno, probabilmente in un anno riuscirei a farli fuori con i ritmi che ho in questo momento, però continuano a uscire i libri. No, vabbè, sì, io non mi sembra neanche un'impresa No. titanica. Direi che se, boh, Magari dovessi leggere i se mi suoi. ci mettessi in un paio di mesi dovrei leggerli. Però Esatto. il problema è che non voglio forzarmi a leggere dei libri che in questo momento non ho così l'esigenza di leggere. Li ho comprati per un motivo, ma non è detto che poi li devo leggere subito. Vero. Alcuni sono per la maggior parte classici, e i classici di solito li alterno a libri contemporanei o comunque nuove uscite, perché mi piace leggere molte nuove, più nuove uscite rispetto ai classici. Quindi sì, non vedo neanche. Sì. Non c'hai l'ansia. Finché continuo a leggere la maggior parte dei libri che compro, non dovrei Il problema non si accumularli, pone, esatto. sa quando inizierò a leggere meno di quello che compro. Allora, che cosa fai con i libri che possiedi ma che, Ah, non, sì. che secondo te non leggerai mai o che hai letto ma non ti sono piaciuti? Sì, diciamo che sono Allora, qui. il ragionamento che facevo prima, guardo questi libri, magari sono libri comprati 7, 8, 10 anni fa. Ok, allora lì se non mi interessano più, io ho la mia prassi. Ah, sì, è bello, questo è bello. E se mi seguite su Snapchat lo avete visto, io libero i libri, nel senso che parte da una questione più gretta in realtà, nel senso che avevo cominciato, mi sono andata a informare, ho portato dei libri a libraccio, perché io li acquisto, questi sono libri che ho comprato e che non ho mai letto, quindi quello che Sono dicevi tu, nuovi quindi praticamente. sono nuovi, sono stati in libreria ma sono nuovi. E il problema è che a me crea delle difficoltà quando un libro che prezzato in copertina costava 18-20 euro, tu me ne dai 3. È il commercio, lo so, cioè non è che sto facendo. Però, allora, per guadagnare 3 euro non mi cambia la vita, anche perché ancora una volta non stiamo parlando di devo andare a vendere 500 libri in Ho un copertina rigida o un magazzino della magazzino. Devo libreria. dargli 3 libri, mi vengono fuori 9 euro forse, ma devono essere copertine rigide, tenute bene, nuove uscite, che gli interessino anche un pochino. Quindi. E quindi io ho un parco vicino a casa con delle panchine e io ogni tanto scendo con uno o due di questi libri, lo sto facendo anche con i libri che leggo e che non è che non mi piacciono, o non mi piacciono, o magari non mi interessa tenere in libreria, cioè quei libri che ho letto, sì, vabbè, non mi hanno detto niente di che. Li posso lasciare andare, passo davanti alla panchina e li lascio sulla panchina. Non li ritrovo mai, quindi Per ora per ora non li ho mai ritrovati. Chiaramente sempre in giornate di sole, in giornate non di ovviamente pioggia, però non li ho mai ritrovati. no. Ah, no, ma io li tengo. No, non è che è una questione di possesso, ma per il semplice motivo che se li ho comprati c'era un motivo, anche se non mi sono piaciuti, ho comprato quel libro e probabilmente non mi è piaciuto adesso, potrebbe piacermi più avanti. Non so, ho letto Thomas Pynchon, non mi è piaciuto, in questo momento non fa per me, probabilmente non l'ho capito, non l'ho Non hai ancora apprezzato, apprezzato. quindi me lo tengo lì, sicuramente, magari fra 10 anni lo
lo rileggo e dico, ma penso, per fortuna che non l'ho buttato via. lui rilegge. No, Cioè, poi no, non ho mai letto, però non ho mai letto, però non si sa no, mai, mai dai, non c'è mettere mai. limite alla provvidenza. Esatto. Hai mai donato libri? Io sono la liberatrice, io non li dono, li libero, li lascio nell'aria proprio, li semino. Assolutamente no. Scherzando, Libri miei. cioè, giustamente. Sei mai stato? Credo che ti sei mai imposto di non comprare libri. Ah, un book buying ban? Ti sei mai imposto Cioè, di nel non senso che comprare sei libri? in embargo di. Ah, ok, cioè no, io non devo comprare libri. Credo. Ma allora, mettiamocela così. L'idea è quella di prima dell'accumulo. Quindi non è che parto dal presupposto che ogni volta che esco devo entrare in una libreria, ogni volta che entro in una libreria devo assolutamente comprare qualcosa. Beh, sì, Mi anch'io rimangono quando vado in attaccati, libreria compro, attaccati alle mani, i libri quando entro in libreria, infatti cerco di non entrarci spesso, perché sennò, o di entrarci quando so che magari, vabbè, ok, compro un libro e va bene. Però, anche se sto diventando bravina, sono male, sto diventando bravina. Però, cioè, disse quella che ha 262 libri nella wishlist di Amazon, ma vabbè, però non li hai comprati. non li ho comprati. Se li volete vedere, ve la linko qua sotto. La wishlist ha 262 libri, c'è di tutto dentro, dagli illustrati agli inglesi, c'è un paio di spagnolo, di tutto. Comunque, vabbè, però non, sarà che non sono brava a mantenere i buoni propositi, un po' come la dieta. No, io sono a dieta, sì, posso anche pensare di fare questa cosa, però non sono bulimica, cioè nel senso, non è che poi ho effettivamente il problema di ritrovarmi a fine mese con 700 euro di libri comprati, cioè, no, quindi no, non mi è mai successo di dovermelo imporre. È zen, lui. No, non è che zen, no. Cioè, tutto dipende da quanti ne leggi. È sempre qua il discorso. Cioè, è come uno che Veramente dice. matematica. No, e uno dice, non so, io non fumo e quindi quei soldi non li spendo in sigarette, non bevo il Giusto. caffè e quei soldi non li spendo in caffè, mi Cazzo, mi sento spendo i libri, ma giusto. in libertà di comprare quanti libri riesco a leggere. Non, infatti la domanda dopo, Ti senti, se se sento ti di sembra di comprare comprare troppi fino a libri? quando comprerò libri che leggo, no, Ma io assolutamente, anche se posso fossero dire, 20. esatto, io posso dire che in passato ho sicuramente comprato troppi libri, lo dimostra lo scaffale Cazzo. dei libri da leggere, ma in questo momento, quindi negli ultimi 5 anni, da quando vivo da sola, ritengo di essermi data una regolata, mettiamola così. Non è solo una questione di soldi, è anche una questione di spazio, è anche una questione di. Cioè non è una Sì, mera, no, non è un mero infatti. conto economico, perché comunque guardavo ieri con lui, i libri che ho accumulato erano comunque legati a. Ha chiuso Fnac faceva il Esatto, 70% su esatto. tutto il catalogo, cioè anche i libri appena usciti all'epoca, e quindi chiaramente non è che io abbia speso le cifre astronomiche, però avevo, tra l'altro avevo già il canale, forse avevo anche registrato il book Può haul essere, può della essere, svendita può di essere. Fnac, molti sono ancora da leggere perché erano titoli che mi sono ritrovata tra le mani, cioè, però in questo momento mi sento in pace con me stessa. Ma poi, cioè, Lo nel zen. senso, uno può leggere quanti, quanto essere il massimo di libri che puoi leggere in un mese? 12? Sì, Libri, un'esagerazione. libri? Sì, romanzi. Sì, no, più di Do, più 12. di 12. Se uno non compra più di 12 libri al mese, secondo me non sta comprando troppi libri. Meraviglia. Romanzi, per Sì, fare sì, grafica. sì. Ma ci si mettono a No, beh, e leggerli. quello costa anche di più. Quello potrebbe essere un Quello è un problema, problema sì. economico, in effetti. Va bene, ragazzi, queste erano le nostre risposte. Noi chiaramente vi aspettiamo nei commenti per sapere qualcosa di più sulle vostre abitudini e per confrontarci anche su quello che abbiamo detto nel video. Quindi, se la pensate diversamente o se la pensate come noi, qua sotto, rispondiamo entrambi quando ci sono i video Sì. in A due. Se avete lei notato. arrivano le notifiche, a me no, quindi magari ci metto un po' di più, però sì. Però rispondiamo tutti e due, quindi se avete domande per uno dei due basta che intestate la domanda e Sì, non ci sì, sì. sono problemi. E niente, noi ci vediamo sempre qui sul canale martedì con un nuovo video, l'ultimo vlog delle Canarie, giovedì prossimo invece parliamo ancora di libri. Un bacione, ciao! Ciao.